Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati e bentornati nel mio canale, oggi un nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi vi registro il video haul per quanto riguarda gli acquisti che ho fatto a Vienna. In molti di voi, sotto i vari vlog, su Instagram, su Snapchat, mi avete chiesto di quando vi avrei fatto il video, io vi ho detto pazientate un attimino perché lo vedrete, ed eccolo qui. Allora, parto con il farvi vedere tutto quello che ho comprato. Ovviamente non è proprio tutto perché ho comprato tante altre cose, ma mi servono per fare dei regalini, quindi li ho già messi via, quindi quelli non, giustamente non ve li faccio vedere perché non voglio spoilerare i miei regali di Natale. Allora, parto dal primo e li ho fatti in questo negozio qua, che era praticamente il negozio di souvenir di Mozart, perché sapete, sono stata, o meglio lo avete visto, sono stata a visitare la casa di Mozart. Allora, praticamente abbiamo preso dei cioccolatini, questi qua che sono proprio le cosiddette palle di Mozart, eccole qua, e poi abbiamo preso delle bottigliette di grappa fatte a forma di violino. E l'abbiamo presa, questo che è all'albicocca e questo che è alla pera, e sono delle grappe molto carine. Più che altro ci piaceva la bottiglietta più che la grappa in se stessa, e quindi insomma le abbiamo deciso di prenderle. Un'altra cosa che ho preso, ragazze, è stato al museo di Sissi. Perché praticamente, ve l'ho detto anche nei vlog, non ci facevano fotografare niente e quindi insomma io volevo un ricordo del museo e ho preso praticamente questo libretto qua in italiano che c'è scritto Appartamenti Imperiali, Museo di Sissi e Museo delle Argenterie di Corte, e praticamente al suo interno c'è la storia proprio dei musei. Della vita di Sisi e di tutto quanto, e praticamente raccontano anche le cose che abbiamo sentito tramite l'audioguida. Insomma, mi piaceva averlo proprio a me personalmente come ricordo, non per più che altro appunto per quel motivo lì. Sempre in un negozio di souvenir, ragazzi, ho comprato questa tazza che è un rosa fluo fantastico e c'è scritto Girls Night Out in Vienna, ma è veramente bella, cioè l'ho presa proprio per il semplice fatto che è fucsia, c'è scritto da lavare solo a mano, però io l'ho presa più che altro per tenerla qua sulla mia postazione make-up, per metterci pennelli, o comunque è proprio un ricordo, ma guardate quanto è bella, cioè non potevo lasciarla lì. Poi abbiamo preso svariate calamite, alcune delle quali vanno come regali, altre che sono nostre. Allora, al museo di Mozart, vi faccio vedere ovviamente solamente le nostre, abbiamo preso questa qua, che c'è scritto appunto Mozart, e c'è sopra il disegno del violino e dello spartito. Mentre abbiamo preso appunto una calamita normalissima, che è questa qua, che ritrae appunto Vienna, la cattedrale, la chiesa di San Carlo, molto 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 carina. E niente, queste due appunto le abbiamo prese per attaccarle al frigo, mentre il resto delle calamite non ve le faccio vedere perché sono appunto tutti dei pensierini che abbiamo riportato insomma ai nostri amici vari da Vienna. Abbiamo, ragazze, poi bevuto il vin brûlé e se non lo sapete, praticamente vi danno il vin brûlé, dei bicchieri molto particolari, molto carini, e se vi interessa, insomma, potete portarvi a casa il bicchiere, ovviamente pagandolo 3 euro. Noi ovviamente non potevamo lasciarli lì perché, allora, uno era fatto così, cioè guardate quanto è carino, a forma di stivale e ha proprio tutte le immagini sopra di Vienna, con tra l'altro insomma campane natalizie eccetera eccetera, mentre l'altro è fatto così e c'è scritto Mercatini di Natale di Vienna, rossa classicissima, però effettivamente è molto carina, e quindi insomma ce le siamo portate a casa. E qui ci sono le altre due, che se vi ricordate quando sono stata ai mercatini a Innsbruck, Bolzano, Merano, me l'ero portata a casa anche a quel momento.
Bene, allora la carrellata di souvenir è terminata, adesso passiamo alle cose un po' più materiali. Sono passata da Douglas perché cercavo praticamente la NYX e avevo letto che su internet che la NYX non aveva un negozio specifico, ma veniva rivenduta nelle profumerie Douglas. Io purtroppo non l'ho trovata, però all'interno delle profumerie, che sia Douglas o Marie Arnaud, rivendevano Benefit, MAC, Urban Decay, tantissime marche che qui si trovano solamente da Sephora. Infatti lì a Vienna non ho trovato Sephora. Comunque, allora ho preso questo kit della EOS perché io ero incuriosita di avere il lip balm della EOS, ma ho trovato questo kit che costava in proporzione rispetto al lip balm relativamente meno e quindi mi sono appunto presa questo kit è fatto così e contiene allora una crema corpo e solo il packaging è carino esagerato. La profumazione è Berry Blossom, poi contiene una crema mani, ma guardate il packaging quanto è top, cioè top veramente. E poi contiene il famosissimo lip balm, che è quello appunto fatto a pallina. La profumazione è strafavolosa. Insomma, questo è il kit. Quello l'ho pagato, questo kit l'ho pagato mi sembra sulle 15 euro rispetto a solamente il Leos che costava sui 6-7 euro a seconda di dove si andava, quindi insomma ho preferito prendere un kit per provare tutto. E poi ho preso il mio primo pennello della Zoeva ed è questo qua, ed è il numero 228 ed è il classicissimo pennello da sfumatura. Questo l'ho pagato 8,95 euro e non vedevo l'ora di farvi il video per lavare il pennello e provarlo. Tra l'altro, nella profumeria, come mi hanno dato dei campioncini, vabbè, a parte dei bigliettini così, mi hanno dato dei campioncini della Clinique e sono delle creme viso idratanti. Quindi questi sono gli acquisti fatti a Douglas. Altri acquisti fatti li ho fatti a Forever 21. Praticamente a Forever 21 ho preso due cosine proprio per avere un ricordo. E perché girare quei negozi è veramente impossibile perché c'è il mondo. Allora, ho preso per 3 euro una normalissima canottiera, queste qua di microfibra proprio classicissima, normalissima, e io le utilizzo tantissimo. Siccome ero rimasta un po' senza, allora ho detto: sapete cosa? Me ne prendo una per averla anche di scorta a casa e ovviamente l'ho presa fucsia. Se non ci credete, guardate qua, 3 euro. Ho preso una L perché a vederla così non mi sembra neanche tanto grandissima, ma insomma va bene. E poi a 10 euro invece ho preso questa gonnellina qua che è un color vinaccia, non so se voi percepirete il color vinaccia, comunque è una normalissima gonna a tubino che arriva al ginocchio e io in questo periodo sto diciamo adorando queste gonne. Infatti ce l'ho anche adesso addosso quella una grigia di H&M, che vedrete in un video haul, credo, dopo di questo, credo. E insomma, questa qua è la gonnellina che ho preso. Ho preso una taglia, in questo caso M, perché insomma, vedete, è bella elastica, molto 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 carina. Bene ragazze, adesso passiamo a l'haul che più aspettavate, e cioè i miei acquisti fatti a DM. Per chi non sapesse cos'è DM, glielo spiego velocemente, è una profumeria come può essere CAD, Acquasapone, eccetera, eccetera, che rivende sia prodotti alimentari che comunque prodotti per la casa, prodotti per l'igiene e hanno anche dei marchi specifici loro che sono, non vi dico stra mega low cost, comunque sono low cost. Allora,
Il bottino è questo qua, che ho messo in questo sacchetto perché era leggermente più resistente. E vi faccio vedere le cose che ho acquistato. Allora, del marchio Balea, ragazze, ho preso tantissime cose del marchio Balea. Ho preso questa pochette con i fenicotteri, cioè guardate quanto è carina, non potevo lasciarla lì. E al suo interno aveva un pacco di salviette struccanti, poi un bagno schiuma, questo qua, allo zucchero filato, e vi posso assicurare che è fantastico. E poi un burro cacao, questo qua, alla vaniglia. Eccolo, ragazze, cioè questo kit non vi dico quanto l'ho pagato perché non ve lo posso dire, però veniva relativamente poco e era molto 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 carino. Poi andiamo sempre avanti con i prodotti della Balea. Ho preso questo che è una crema corpo alla mandorla o all'olio di argan, non riesco a capire bene, comunque questo boccione enorme da 400 ml. Poi ho preso questa crema doccia alla vaniglia, io sapete quanto adoro la vaniglia. Poi questa crema doccia al latte e miele, cioè adoro, ragazze, adoro queste profumazioni. Poi ho ripreso il bagno schiuma, quello allo zucchero filato, perché io prima avevo preso questo, poi ci sono tornata il giorno dopo, ho visto il set e l'ho preso comunque, ma è veramente favoloso. Poi ho preso questa sempre body lotion, questa è alla mandorla. Poi ho preso diverse cosine, questo detergente viso qua, e questo è un detergente viso al, non lo so, c'è scritto con vitamina E e perle, ma l'odore è qualcosa di fenomenale, cioè, top. Poi ho preso, allora, uno struccante occhi bifasico per provarlo, e sempre per testare ho preso un'acqua micellare, questa qua, ce n'ho tantissime di acque micellari, ma costava 2 euro o poco più, e quindi insomma non voglio farle. Sempre della Balea, per finire, ho preso questa maschera qua, che è al miele, ed è una maschera idratante, da quello che sono riuscita a leggere, latte e miele. Del marchio Evelyn, ragazze, ho comprato questa spazzolina portatile perché me l'ero scordata a casa, e praticamente è fatta così, ha lo specchiettino e ha qui la spazzolina, perdonatemi i capelli, è carina il colore perché è fucsia e arancione fluo, e la terrò in borsa e per l'ennesima spazzola che ho in borsa. Poi ho preso due rossetti della Essence perché qui in Italia non ero riuscita a trovarli, ed ho preso il numero 27 Long Lasting, ed è questo viola scuro qua, cioè guardate quanto è scuro, ve lo swatcho sulla mano, ed è veramente 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 scuro. Mentre ho preso lo 07 Matte Matte Matte, e anche questo è un viola, s'assomigliano molto come colore, vediamo se lo vedo perché è questo qua, vedete, si assomigliano molto come colori, ma io stavo cercando questi bordeaux prugna scuri e qui in Italia non ero riuscita a trovarlo, lì tra l'altro costavano anche molto molto meno rispetto a quello che costavano in Italia, quindi non potevo non prenderle. Ho preso, ragazze, poi del Alverde questa crema qua, che è una crema bio per pelli sensibili, durata 24 ore. Sono veramente curiosa di testarla e di provarla, perché con quelle della Balea mi c'ero trovata bene, e quindi adesso ho voluto cambiare proprio brand. Poi ho preso, allora, sempre dell'Alverde, questa maschera viso qua, e dovrebbe essere alla rosa e mandorla, e sono curiosissima di provare anche quelle. Poi ho preso, allora,
della Shi, questo brand qua, si chiama proprio Shi Style Zone, questo rossetto ed è il numero 170 ed è un colore molto simile a quelli che già vi ho fatto vedere. È questo qua, e questo è molto 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 più cremoso, sembrerebbe quasi proprio un lip balm, però insomma sono curiosa di provarlo, e poi giustamente è un brand che qua non si trova. Poi della Al Verde ho preso una matita nera classicissima, questa è proprio una matita casual nera. Poi ho preso una cipria, e questa qui è il numero 010 Naturel, ed è proprio una cipria. Tra l'altro vi volevo far vedere la cosa fantastica, che tutti i trucchi vengano chiusi con lo scotch, a differenza che in Italia, che si trovano tutti appiccicati e scotchati. Poi ho preso sempre del Al Verde, ho preso un fondotinta minerale, però è minerale ma è in crema, ed è il numero 03 Beige Rose. E poi ho preso questa cosa che è fantastica, praticamente è una crema colorata che sa di vaniglia, ed è il numero appunto 10 Vanilla and Cream. E vedete com'è fatta strana? Praticamente è una crema colorata che idrata e nello stesso tempo colora. Poi, sempre della Al Verde, ho preso un mascara e ho preso questo effetto ciglia finte. Poi, e per finire un correttore, questo qua per le occhiaie, ed ho preso il numero 02 Porcelain, quindi un pochino più chiaro, perché comunque sotto l'occhiaio va bene chiaro. Per finire, ragazze, sempre del marchio Shi, ho preso questa cipria qua, che è una cipria translucent normale ma effetto matte, e questo fondotinta nel colore 101 beige, che è un fondotinta effetto seta mattificante, durata 24 ore, e sono curiosissima di provarlo. Bene ragazzi, allora con questo il video di Vienna è terminato. Non ho preso altro, però come avete visto ho preso delle cosine semplici e mirate. Mi sono un po' sfogata con DM, ma insomma vabbè, ci può stare. Sappiate che ho speso veramente poco, perché costa tutto relativamente poco. Ora, non è poco, cioè tipo mi sembra due mascherine venivano 85 centesimi, cioè una cosa del genere, quindi insomma non sono cifre abnormi. E niente, vi mando un bacione stramega enorme, fatemi sapere anche voi sotto nei commentini se avete provato qualcuno di questi prodotti, soprattutto quelli di DM, a parte chi ovviamente abita nei paesi dove c'è DM. Io vi mando di nuovo un bacione al prossimo video, ciao!